14 minuti primi, torniamo in diretta, questo è Notturno Italiano, io sono Alex Pierotti, con c'è Stefano Pavani che cura la parte tecnica. Abbiamo aperto questa seconda parte del Notturno Italiano con la musica estratta dall'ultimo album di Marco Tamburini. Parliamo di jazz, parliamo di un libro che dedica proprio una serie di interviste al mondo variegato di questo campo musicale, un libro che si chiama Una preghiera tra due bicchieri di gin, l'autore è Nicola Gaeta, il volume è edito per Caratteri Mobili. Intanto grazie a Nicola Gaeta per aver accettato il nostro invito nel cuore della notte del Notturno Italiano. Ciao Alex, ciao a tutti voi che siete in ascolto. Mi viene da chiederti, visto che non si capisce proprio benissimo che è un libro di jazz, almeno dal titolo, perché lei ha voluto intitolare in questa maniera qua? Ma guarda, è semplice, io avevo pensato a un titolo in inglese, un titolo di quelli un po' brevi ed efficaci, no? E soltanto che alla casa editrice non piaceva il fatto che un libro appunto dedicato al jazz italiano avesse un titolo in inglese, quindi abbiamo iniziato all'inizio ad annaspare un po' nel buio, perché tutti i titoli che ci venivano in testa ci sembravano brutti, e a quel punto abbiamo preso tutti quanti, sia io che i ragazzi della casa editrice, che sono stati veramente molto, come dire, sono stati molto solidali, ecco, nel fare questo. Tranne che all'inizio sono stato poi solidale, insomma. Come dici? Dico, tranne che all'inizio, scartando la tua idea, poi sono stati solidali. Sì, sono stati, beh, insomma, io devo molto a loro, certo. Perché oltre ad essere una casa editrice molto agguerrita, nonostante sia piccola, hanno creduto nel mio progetto, insomma, certo. Perché all'inizio io non sono uno che ha un nome, come dire, come scrittore, per cui insomma loro sono stati, hanno creduto nel progetto, l'hanno portato avanti ed è venuta fuori, sì, questa cosa. E comunque insieme a loro abbiamo riletto il libro cercando tutte le frasi che nel libro ci sembrassero avessero un certo effetto, una certa efficacia, uh-huh, no? A un certo punto è venuta fuori questa frase che di Giorgio Gaslini, alla domanda, alla mia domanda, che cos'è il jazz, che poi è una domanda ricorrente nel mio libro perché la faccio quasi a tutti gli artisti intervistati, lui mi dice: è una preghiera mormorata tra due bicchieri di gin, come disse Duke Ellington. E insomma abbiamo avuto una folgorazione, abbiamo detto beh vabbè, chiamiamolo così, ed è andata così. A proposito di Gaslini, il libro è diviso come se fosse un doppio LP in quattro facciate. Sì, infatti. I'm Old Fashioned, lo stato dell'arte, nuovi visionari, e una discografia appunto selezionata rispetto al jazz italiano, rispetto a agli autori e agli artisti che sono presentati in questo libro. In realtà poi c'è un sottocapitolo, nel senso che oltre ai musicisti, nelle varie tre categorie ci sono anche tre, diciamo così, discografici, produttori, etichette del jazz italiano. Come mai questo tipo di divisione? È venuta a posteriori, dopo che hai accumulato delle interviste, oppure proprio fa parte? No, io ho voluto sin dall'inizio impostare il libro in questa maniera, mi sembrava giusto dare un'idea, intanto a me che lo facevo, perché mi è molto piaciuto scrivere questo libro, l'ho fatto proprio come un atto d'amore nei confronti di una musica che, come dire, mi ha appassionato gradualmente nel tempo. Ma soprattutto mi interessava sapere quindi il punto di vista non soltanto dei musicisti, ma anche di quelli che lavorano nel marketing attorno alla musica, no? E così, insomma, beh, ce ne sono tanti in Italia che hanno case discografiche anche accorsate. Mi era parso giusto dedicare i capitoli a quelli che poi sono Giovanni e Flavio Bonandrini, che ormai non esistono più perché la Soul Note è stata assorbita dalla Cam Jazz, però loro hanno avuto un ruolo importantissimo nello sviluppo del jazz in Italia e non solo, insomma sono stati una delle case discografiche più importanti del mondo poi, in tempi non sospetti, poi direi, per il jazz d'avanguardia. E poi Sergio Vesco con la Red Records, che è ancora attiva e anche molto attiva direi, e poi un giovane produttore, un giovane discografico, tra l'altro delle mie parti, lui vive a Bisceglie in provincia di Bari, che ha fatto così, ha messo su una casa discografica che fa cose piuttosto inconsuete. Così ho voluto rappresentare tre generazioni anche di produttori per sentire un punto di vista che scantonasse un attimo dal punto di vista dei musicisti. Mi è sembrato efficace, credo che di aver fatto bene, perché poi viene fuori anche dà più colore al libro, ecco. Mm-hmm. A proposito di queste categorie con cui hai diviso queste immaginarie quattro facciate
del libro. Ci sono alcune cose, per esempio Stefano Bollani lo hai inserito nello stato dell'arte, anche se potrebbe essere messo e accorpato con musicisti che fanno parte di questa etichetta che tu hai definito come nuovi visionari, se non altro per motivi anagrafici. Un punto di vista, poi a un certo punto ho pensato che io ho ragionato così quando ho fatto quel capitolo là. Lo stato dell'arte per me rappresentava, come dire, volevo far rientrare all'interno di quella categoria i musicisti che in questo, facendo parte della generazione di mezzo, stanno con la loro musica caratterizzando proprio il jazz che viene fuori dal nostro paese, ma soprattutto lo portano al di fuori dei confini del nostro paese, cioè sono quelli più celebri, quelli più famosi anche, no? Che si muovono, certo, anche per motivi anagrafici, fanno più concerti, eccetera. Stefano Bollani, pur essendo un giovane, è relativamente giovane, è molto famoso, no? Quindi ho pensato che fosse meglio inserirlo così, per un fatto proprio di statura professionale, ecco, in quell'ambito. Così come, per esempio, nell'ambito dei nuovi visionari c'è un musicista delle mie parti che si chiama Gianni Lenoci, che invece, come dire, anagraficamente apparterrebbe a quella categoria, ma col tipo di musica che fa, che è una musica molto sperimentale, molto avant-garde, rientra pure, diciamo, in quel discorso di suoni inconsueti, ecco, diciamo così. Io, a proposito di nuovi visionari, non mi trovavo molto, se non altro come definizione da lettore del libro, se non proprio, guarda caso, nella figura di Gianni Lenoci, che è un pianista, appunto, pugliese, se non ricordo male. Sì, infatti è proprio così. E che ha probabilmente tra Gianluca Pedrella, che tra l'altro è un altro pugliese, se non ricordo male. Sì, infatti. Francesco Berzatti, Fabrizio Bosso, Vito Di Modugno, Falzone, Giuliani, Partipilo, Morgera, Signorile, Di Bonaventura, poi Nicola Conte, che in realtà è una figura sì, è di musicista. Al limite, sì. Ecco, lì ho voluto, insomma, l'inserimento di Nicola Conte fa parte, io ho voluto rappresentare il jazz nelle sue varie sfaccettature, certo, e anche facendo raccontare il jazz negli ultimi anni, come tu mi insegni, è stato anche, come dire, manipolato da, cioè è stato anche, diciamo, una sorta di punto di passaggio con certo tipo di club culture, no? Parlo, penso al periodo del cosiddetto acid jazz e di tutto quello che gli è girato attorno, no? Nicola Conte è stato, pur essendo lui, diciamo così, un non musicista, e per quel tipo di scene, per quel tipo di jazz, tra virgolette, ha rappresentato, come dire, una figura importante, insomma, è uno che ha fatto, diciamo, in Italia un po' quello che Giles Peterson ha fatto in Inghilterra, cioè ha, come dire, preso il jazz, l'ha un po' svecchiato, diciamo, dal suo ruolo di musica per intellettuali, facendolo diventare musica da ballo e facendogli riprendere un ruolo per cui il jazz è nato poi ad un certo punto, no? E quindi mi è sembrato che fosse giusto inserirlo in questo lavoro, perché il lavoro vuole raccontare il jazz in Italia in tutte le sue sfaccettature. Allora, noi in questo strano esercizio di parlare di musica, di parlare di musicisti, di parlare di suono, ascoltiamo un brano e poi continuiamo a conoscere questo, mi stavo venendo a dire album, questo libro, questo volume, che si chiama Una preghiera tra due bicchieri di gin.